Ciao a tutti ragazzi, io sono Zobo e benvenuti in un nuovo video sempre tra Black Clover. Oggi siamo con le 9 curiosità su Asta. Vi chiederete, perché 9 e non 10? Beh, perché 9 era meglio, anche perché la decima non l'ho trovata e quindi 9, un po' per stravolgere le cose. Ma a parte gli scherzi, oggi potrebbe essere l'ultimo video con Asta, visto che ormai l'abbiamo spolpato come personaggio e non ho più nulla da dire, quindi magari i prossimi video cambieremo personaggio o tema in generale. Io mi scuso in anticipo se il video verrà corto, visto che le curiosità che ho trovato sono veramente corte e semplici, quindi già è tanto se non riuscirò ad arrivare a 3 minuti questo video. Però va bene, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video e soprattutto di iscrivervi ai social che trovate qua sotto in descrizione. Ma detto questo, possiamo cominciare. Prima curiosità, la persona preferita di Asta, questo ormai è risaputo, è Suor Lily. Seconda curiosità, Asta è l'undicesima persona del toro nero più intelligente. Terza curiosità, Asta è il secondo personaggio più muscoloso dell'intero anime. Quarta curiosità, Asta è il quinto peggior cantante. Strano ma vero, però con quella voce, guarda, avrei potuto immaginarlo, eh. Quinta curiosità, Asta ha la quinta peggiore abilità e gusto nell'arte. Sesta curiosità, Asta si è classificato al primo posto nel primo, secondo, terzo e quarto sondaggio di popolarità e al secondo nel quinto. Settima curiosità. Nei sondaggi sulla popolarità di Viz, Asta si è classificato al secondo posto nel primo e secondo e al primo posto nel terzo, quarto e quinto. Ottava curiosità. Il design del Grimorio di Asta fa da sfondo alla copertina del volume 23. Ed infine, nona curiosità, per il crossover Tales of the Rise, Cress Albane ottiene un costume da Asta. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono veramente divertito a fare queste curiosità, anche perché alcune non me le aspettavo neanche io. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare mi piace e attivare la campanellina e passare ai social qua sotto in descrizione. Ma detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video a Teable Clover.